Pallone che torna indietro anziché penetrare in area di rigore per Xavi, poi per Iniesta, Iniesta, Fabregas verso il fondo, prova a crossare nuovamente, colpo di testa di Silva, rete, la Spagna in vantaggio. Meravigliosa azione, gentile dello spettatore, siamo amareggiati, rammaricati. Poi Xavi sale, guarda gli uomini che avanzano e Silva in particolare, grande pallone, tiro, rete, rete. Torres, area di rigore, il tiro, rete. Ancora Torres, che attacca, Torres, esce Buffon, la porta è vuota, c'è la quarta marcatura spagnola. Sì. Precedenti, devo dire che i ragazzi sono molto, ma molto preparati anche sulla questione europea. Devo dire che tutti hanno risposto, hanno detto, insomma, conoscono anche la Merkel e sanno un po' anche Federico, la situazione degli Eurobond, quindi di questa situazione particolare. È arrivato un signore, chi è? Chi è? Tutto a posto, dai! Abbiamo vinto ancora una volta, ne siamo soddisfatti, felici, ma speriamo che a Bruxelles vinca l'Europa. Quando, costretto dall'esorcismo, il demonio che lo ha ridotto in quello stato è stato costretto a manifestarsi, è diventato un altro, è diventato un boxeur, è diventato un mostro che addentava e graffiava. Se domani ci sarà l'indipendenza della Padania e ci sarà nazionale, la squadra nazionale padana, è chiaro che un giocatore padano come Mario Balotelli giocherà nella nazionale padana. Balotelli è un padano. Mario, ti ho sentito gridare, agitarti, spiegare, ho fatto una nuova scoperta. Mario, dicevi adesso mi alzo. Ministro dello sport che è con Amedeo Goria, a lei. Le prove atletiche disposte dal ministro segretario del partito per i gerarchi allo stadio olimpico del Foro Mussolini. Il Duce ha voluto onorare questa manifestazione che costituisce un esempio di stile fascista giungendo inaspettatamente sul campo. Mi chiede Marco Mazzocchi di chiedere gentilmente quando usciamo da questa crisi. Presumo non, cioè, crisi calcistica non c'è, crisi vera. Speriamo vinca non la più forte, ma davvero la più brava, la più meritevole. Spezziamo questo lungo incantesimo, lungo 44 anni. Stiamo perdendo con la squadra più forte del mondo, stiamo perdendo 2-0 con la squadra più forte del mondo che non fa davvero nulla per nasconderlo. Siamo arrivati veramente rabberciati a questa finale. È una serata storta. Purtroppo dobbiamo portare a termine questa partita. Marchisio, di Natale, poi Pirlo. E sguardi persi nel vuoto, in questo momento la percezione di una grande chance che se n'è andata. Una statua, Cesare Prandelli, immobile, sulle ginocchia Mario Balotelli. Speriamo di arginare le furie rosse in questi ultimi 3 minuti, penso che si siano ormai placate. Ma loro appagatissime, giustamente. Non si fermano mai, però no. Di fronte a un 4-0, abbiate pietà. Intanto vedete qui la piazza del popolo si va svuotando, ma non perché, no, tenetemela, hanno staccato. Vuoto nero, che si piazzate in capo stu sombrero, dice che si spagnolo e non ne ho vero, che nacchere in da sacca va a ballare, mescolando bolerio c'ha c'acchi un brugliato nero, questi basetta sudamericano. Sigaria vania gamma se levi che torero, torero, olè. L'Italia sul fronte del debito, dell'occupazione, delle tasse, dice la Confindustria, è sull'orlo dell'abisso. Mario? So, what do you want? Be remembered. No. 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 È la china de mi calle don novio che se pelea. Don novio che se pelea, è la china de mi calle don novio che se pelea. È la china de mi calle don novio che se pelea. Ist ein Fußball vollzogen. An Balotelli und an Cassano, so verrückt sie manchmal erscheinen magen, geglaubt, hat ihnen vertraut,
Ich weiß nicht, ob das seine Adoptivmutter ist. Er ist bei Adoptiveltern groß geworden. Kann aber gut sein. Balotelli, der erste schwarze Nationalspieler in der Geschichte Italiens, der Mann dieses aus deutscher Sicht so traurigen Abends. Die Veränderungen der Startelf mit Gomez, Kroos und Podolski haben nicht den erwünschten Effekt gebracht. Bei den Einwechslungen von Reus und Klose, muss man sagen, hat sich vieles zum Besseren gewandelt. Aber es hat am Ende trotzdem nicht gereicht. Die Gegensätze zwischen in sich gekehrten Deutschen und extrovertiert jubelnden Italienern, die sind hart. Spanien gegen Italien ist also das Finale dieser Europameisterschaft. Das haben wir in der Vorrunde bereits gesehen. Da haben die Italiener geführt und sich mit einer taktischen Meisterleistung ein 1:1 gegen den Weltmeister erkämpft. Mit den weitergezeigten Leistungen, gerade gestern Spanien-Portugal, halte ich die Italiener sogar für leicht favorisiert im Finale. Kein Team, das mauert, das unattraktiven, hässlichen Fußball spielt. Die spielen mutig nach vorne. Die haben ganz ausgebuffte Stürmer. Die haben ein cleveres System. Die haben einen großen Trainer, der einen Plan hat,